Allora, come vedete sto sciogliendo la mia pasta madre che ho tolto dal frigo, l'ho lasciato un po' a temperatura ambiente, vedete ho vuotato il barattolo, in questo caso nemmeno lo lavo perché si è pulito bene, tanti panificatori famosi lo fanno. E ho preso 150 grammi, io ne tengo sempre non più di 200, a meno che non mi serve proprio per panificare tanto. Però in questo modo ho tolto soltanto la parte superiore che era un po' secca, ho messo quindi 150 grammi, il resto era 150 grammi e l'ho sciolta dentro 72-73 ml di acqua. Eccola qua, è pronta, vedete ci sono le bollicine, io faccio tutto a mano. Ho pesato già una semplice farina zero italiana che uso quasi sempre per il rinfresco. Quindi ce la butto dentro. Scusate, mi si era sporcato un pochino. Qui ora uso all'inizio un cucchiaio. Ecco qua in questo modo. E poi trasferisco una tavoletta, su un piano, dove volete. Allora, scusate che c'è il sottofondo della lavastoviglie, la spengo un attimo, la metto in pausa. Eccomi. Quindi impasto così e poi continuo con le mani. Scusatemi ancora lo smalto da vacanze, poi lo toglierò. Con i guanti non mi piace lavorare con i guanti, è un pochino complicato. Quindi impasto così. Poi continuo su una tavoletta dove volete. Ecco qua, così un pochino. Sapete che la pasta madre non va lavorata tantissimo, col tanto che basta, io faccio così per formare la pallina. Come vedete, questa è molta perché ne lascerò una parte per panificare. Quindi significa che io rinfresco sempre in corrispondenza di una panificazione o dolci, insomma, la pizza, quello che volete. Quindi cerco di rinfrescare la pasta madre quando devo fare qualcosa, perché altrimenti la lascio tranquilla in frigo. Questo per non trovarmi con tanto esubero. Se io mi metto a rinfrescare la pasta madre quando non mi serve, poi quello che rimane diventa un esubero. Allora, adesso mi vado a tagliare il pezzo che mi serve. Intanto l'ho peso. Sono 350 grammi. Questo perché? Perché un pochino di scarto c'è sempre, vedete, nelle mani, nella ciotola, perché tanti mi dicono, ma come mai non risulta bene perché 150 più 150 fa 300 più 75 di un po' di scarto c'è, è normale, eh? Allora, prendo un coltello, mi taglio il pezzettino, all'incirca 100 grammi, vediamo, sì, 120, va bene, lo lascio. L'altro lo arrotondo ancora, ci faccio il taglio a croce, il classico taglio a croce, e lo infilo nel mio barattolino da rimettere in frigo. Questo adesso lo copro con la pellicola, così, dove ci stanno già i buchini che avevo fatto prima. L'altra volta, buchini con lo stuzzicadenti, soltanto qualche buchino, non molto. Lo tengo un pochino a temperatura ambiente, una mezz'oretta, e poi lo metto in frigo. Quest'altro che mi servirà per panificare, eccolo qua,
metto in questo bicchiere, copro anche qui con la pellicola. Allora, questo lo lascio a temperatura ambiente fino al raddoppio e poi lo userò per fare il pane o la pizza. Quindi, diciamo minimo 4 ore, però dipende dalle temperature, può stare anche 6 ore quando fa freddo, eh. L'importante è usarlo quando è bello, ha raggiunto il doppio, prima che collassi, quindi prima che si abbassi di nuovo, altrimenti diventa esubero. Quindi usiamolo quando è nel pieno delle forze. Il pane si fa lo stesso anche con l'esubero, però i migliori risultati si ottengono quando il nostro lievito è bello in forza. Ok, spero di avervi spiegato tutto per bene. Vedete, questo non è molto, ma poi aumenterà di volume. Lo tengo mezz'ora, un'ora fuori, lo metto in frigo. Se fa tanto caldo, tipo 38 gradi, nel mio caso no, perché ho l'aria condizionata in casa. Se fa tanto caldo, mettetelo tranquillamente subito in frigorifero. Bene, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao ciao.